Unione Sportiva Livorno nasce dalla fusione delle due squadre più importanti presenti allora in città, la Virtus e la Spes. L'obiettivo è quello di creare una compagine forte, in grado di contrastare le grandi squadre del nord ed essere protagonista in quello che sta diventando lo sport nazionale. Nei primi anni l'obiettivo viene centrato, tanto che il Livorno sfiora lo scudetto nel 1920, perdendo la finale contro l'Internazionale. La passione per la squadra cresce a dismisura, grazie anche alle prodezze di giocatori come Mario Magnozzi, Vitto e Vincenzi, che raggiungeranno la maglia della nazionale, con loro tanti altri campioni indimenticati. Nel 1933 il simbolo della passione calcistica è il nuovo stadio, costruito alla periferia sud della città, vicino all'Accademia Navale. Il Livorno, dopo stagioni altalenanti, torna in Serie A nel 1940 e si prepara a vivere un'annata storica. L'annata è quella del 42-43, del quasi scudetto. Una formazione guidata dal tecnico Fiorentini, nata per la salvezza che sfiora il tricolore e impressiona tutti quanti. Una formazione che diventa leggenda. Dei ragazzi eccezionali, cominciando dal capitano a Capazzoli, che era il papà di tutti. Erano veramente livornesi tutti, tutti per uno, uno per tutti. Era una squadra molto affiatata in campo e fuori. Se c'era da giocare al calcio, si giocava al calcio. Se c'era da menare, si menava pure. Quel quasi scudetto lasciò l'amaro in bocca ai miei nuovi compagni, perché per un contratto fatto con l'allora presidente avrebbe fatto fallire il Livorno da tanti premi che doveva dare.